pochi luoghi al mondo, in uno spazio così limitato, offrono tanta bellezza, arte e storia come la Sicilia. Solo 3 chilometri di mare separano l'isola dalla Calabria, uno spazio minuscolo che pure è bastato a renderla un mondo a sé, per storia, cultura, tradizioni. Il primo benvenuto a chi arrivi dal continente lo dà Messina, una città antichissima, completamente ricostruita dopo il devastante terremoto del 1908 che la rase letteralmente al suolo. Cuore della città è l'elegante Piazza del Duomo, una bellissima chiesa edificata nel XII secolo dal re normanno Ruggero II. Accostata a uno slanciato campanile che scandisce il tempo con un orologio davvero unico, costruito a Strasburgo intorno agli anni 30 su progetto dell'architetto Francesco Valenti e contenente uno stupefacente congegno che ogni giorno, a mezzogiorno, si anima con uno spettacolo di grande suggestione. Sono tante le escursioni che si possono fare partendo da Messina, a cominciare dalla costa a sud, sicuramente una delle più spettacolari dell'isola. Qui siamo Isola Bella, un incantato posto di mare da cui si sale su uno dei luoghi più celebri, Taormina. La cittadina è un luogo molto particolare, assurto a meta d'élite fin dal Settecento, e non a caso. Una posizione meravigliosa, alta sul mare, con l'Etna sullo sfondo, un clima temperato e salubre, un ambiente architettonico variegato e di struttura medievale, come Palazzo Corvaia, che fu sede nel 1911 del primo Parlamento siciliano. E ancora belle antiche chiese, come Santa Caterina, l'ex chiesetta gotica di Sant'Agostino e la piccola cattedrale dedicata a San Nicolò, risalente al 1200. Fino al gioiello più prezioso, il meraviglioso teatro greco risalente al III secolo a.C., il cui fondale naturale, affacciato su un panorama immenso, continua a sbalordire anche il visitatore più distratto. Un meraviglioso monumento costruito in epoca greca e secondo per ampiezza solo a quello di Siracusa, che simboleggia in pieno la storia, l'arte e la bellezza ambientale e culturale della Sicilia. Ripartiamo con altre passeggiate, questa volta sulla costa nord dell'isola. Qui siamo a Tindari, una delle tante colonie greche fondata nel 396 a.C. e oggi dominata dal grande santuario mariano che conserva la venerata statua della Madonna Nera, secondo la tradizione giunta miracolosamente dall'Oriente. Qui lo sguardo spazia lontano, fin sulle isole Eolie, 7 meravigliose sorelle che emergono con i loro coni vulcanici da un mare azzurro e profondissimo. Dalla selvaggia e inquietante Vulcano, con il suo ampio cratere apparentemente spento, all'ampia e solare Lipari. Salina, la prediletta dagli amanti della pace e tranquillità. La mondana Panarea. Alicudi e Filicudi, al contrario solitarie e lontane dal mondo. Sino allo spettacolo unico di Stromboli, un abbagliante cono vulcanico perennemente attivo, che ammalia e incute timore allo stesso tempo. Thank you.
ma una montagna ben più grande e potente domina la grande isola. L'Etna, il più alto vulcano attivo d'Europa, oggi rinomato Parco Nazionale, domina buona parte del territorio siciliano ed è un richiamo irresistibile per il viaggiatore. Tempo fu il faro naturale per i tanti primitivi colonizzatori che cercavano in questa terra riparo alle loro sventure, e ancora oggi è meta di escursioni uniche, agevolate da una comoda cabinovia, attrezzati pulmini e l'assistenza di preparatissime guide che, volendo, ci accompagneranno fin sulla vetta, a oltre 3.300 metri di quota. Dall'Etna è naturale la discesa verso una delle più importanti città siciliane, Catania, dove proprio una piccola leggendaria scultura di un elefantino di epoca romana, realizzata con la pietra lavica del vulcano, è oggi il simbolo della città. Siamo in Piazza Duomo, dominata dall'antichissima chiesa risalente all'anno 1000 e ricostruita dopo il devastante terremoto del 1693. Di fronte al Duomo, la celebre fontana della Menano, che utilizza le acque di un fiume sotterraneo. Da qui ci si immerge nella vivace e colorata vita cittadina, in particolare nella pescheria, un suggestivo e rumoroso mercato dove esplode tutta la vita e il folklore dell'isola. Innumerevoli gli angoli da non perdere in città, ad esempio la Collegiata, splendido esempio di tardo barocco, la solenne struttura di Castello Ursino, fatto erigere dal grande Federico II nella metà del 1200, fino alle importanti testimonianze romane, come l'anfiteatro, realizzato con lo scheletro in lava e il rivestimento in marmo. E lo splendido teatro romano, ormai inglobato ad edifici moderni, ma ancora perfettamente conservato. Ma un teatro ancora più grande e prestigioso ci attende, quello greco di Siracusa. Un teatro nato fin dal secolo V a.C. e divenuto leggendario con le rappresentazioni di Eschilo ed Epicarmo, cui si deve addirittura la nascita della commedia. Un monumento ancora oggi utilizzato per splendide rappresentazioni classiche e che, con la sua capienza di oltre 15.000 spettatori, fa capire l'importanza che raggiunse in passato la città. Il primo insediamento di coloni corinzi avvenne nella metà dell'VIII secolo a.C. su un'isoletta prospiciente alla città, Ortigia, di cui stiamo ammirando la bella piazza dedicata al suo cittadino più illustre, Archimede. La leggenda vuole che a indirizzarli lì fosse stato lo stesso oracolo di Delfi. E proprio in onore di Apollo, i coloni eressero uno dei primi templi, il cui splendore è ricordato dalla ricostruzione conservata nel museo della città. In realtà il motivo della scelta fu molto più pratico. Il luogo era quanto mai gradevole per clima e fertilità, ben difendibile e arricchito da una ricca sorgente, l'attuale fonte Aretusa. Una sorgente d'acqua dolce a pochi passi dal mare, dove da sempre, caso molto raro al di fuori dell'Egitto, fiorisce spontaneo il papiro. Papiro che si può anche ammirare percorrendo in barca le sponde del piccolo fiume Chane alle soglie della città o in un piccolo delizioso museo cittadino.
questa ricostruzione, conservata sempre nel museo archeologico, ammiriamo il luogo sacro più importante della città, il Tempio di Atena, fatto edificare da Gerone intorno al V secolo e trasformato in seguito in chiesa cristiana, tanto che oggi i suoi resti sono ancora visibili, letteralmente inglobati nella struttura del Duomo. Ma altri monumenti ci parlano dell'antica vita cittadina, come l'area di Gerone, luogo dedicato ai sacrifici religiosi, la grotta dei Cordari e le Latumie, grandi cave a cielo aperto, una delle quali, a forma di padiglione auricolare, conosciuta proprio come Orecchio di Dionisio, fu utilizzata anche come prigione. Una città ricca e potente, quindi, che però nulla poté contro il dilagare della potenza romana. Neanche i celebri specchi ustori del grande Archimede poterono fermare le legioni di Roma, che nel 213 a.C. la saccheggiarono, uccidendo persino il grande genio matematico. Testimonianza di quel periodo è il grande anfiteatro, adibito, secondo l'uso romano, più ai violenti giochi gladiatori che ai colti spettacoli greci. La grande storia di Siracusa si può anche ripercorrere visitando lo splendido museo archeologico Paolo Orsi, che ci dimostra l'importanza e la ricchezza culturale ed economica raggiunta dalla città nei secoli. Museo che conserva splendidi reperti provenienti dal territorio della città. Particolarmente interessanti alcune splendide sculture di età arcaica provenienti dagli scavi della vicina Megara Eblea, un'altra importante colonia greca fondata all'incirca all'epoca della nascita di Roma, intorno al 728 a.C. Come una statua raffigurante una Curotropos, cioè la dea madre che allatta due neonati seduta su un trono, e un torso di Kuros, cioè un ragazzo nudo scolpito nel marmo e risalente al 550 a.C. Uno spettacolo più semplice ma ugualmente coinvolgente ci accoglie a pochi chilometri da qui. Siamo a Noto, dove un'ottima banda locale ci dà il benvenuto con allegria. Anch'essa fu rasa al suolo dal terremoto del 693, ma grazie alla tenacia dei suoi abitanti rinacque con nuovi e originali criteri urbanistici, che ne fanno oggi una delle capitali del barocco nel mondo. Ormai celebri sono i balconi di Palazzo Nicolace di Villa Dorata, sorretti da una folla di figure di ogni tipo, su cui spiccano balaustre bombate, costruite per accogliere, senza sgualcirle, le gonfie gonne delle nobildonne che vi si affacciavano, a ostentato simbolo della ricchezza di chi poteva permettersi abiti tanto costosi. E poi le chiese. Il solenne Duomo, terminato nel 1776 e dedicato a San Nicolò di Mira, con la sua cupola ricostruita identica a quella collassata improvvisamente nel 1996. La Basilica del Santissimo Salvatore, la Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata, dall'armoniosa facciata che spicca su un'imponente scalinata a tre rampe, e la Chiesa di San Domenico, uno degli esempi più rappresentativi del barocco settecentesco siciliano. Un'altra immagine abbagliante del barocco siciliano lo ritroviamo a pochi chilometri da Noto. Siamo a Modica, dominata dalla spettacolare facciata del Duomo di San Giorgio, un vero gioiello d'architettura, posto al termine di un'immensa scalinata che lo fa emergere dal sottostante paesaggio della città, con un'arditissima facciata a torre e che accoglie all'interno numerose opere d'arte.
ugualmente interessante è un'altra cittadina rinata dal terremoto. Si tratta di Palazzolo Acreide, anch'essa fondata dai greci di Siracusa nel 664 a.C. e oggi altro bel esempio di barocco siciliano. Esempi del suo antico fasto sono varie chiese, come quella di San Paolo e quella di San Sebastiano, ed è un'alta scalinata domina il centro della cittadina. Le origini antichissime del luogo sono ricordate in un bellissimo sito archeologico, dove si possono visitare resti di abitazioni rupestri, sepolcri ipogei e un delizioso teatro risalente al III secolo a.C., che ci ricorda la cultura e l'evoluzione raggiunta dalla piccola città. La nostra passeggiata nelle città barocche della Val di Noto non può non comprendere Ragusa. Posta a 500 metri di quota, la cittadina è costituita da due parti distinte: la vecchia Ibla Eraia, roccaforte dei Siculi, che qui si arroccarono per sfuggire alla dominazione greca delle coste, e la Ragusa settecentesca che la sovrasta. E proprio a Ibla scopriamo un altro spettacolare duomo barocco che si affaccia su tutta la città, dedicato sempre a San Giorgio. Al Duomo di San Giorgio, infine, si contrappone a Ragusa Superiore un'altra bella cattedrale settecentesca, dedicata a San Giovanni Battista. Quello che colpisce particolarmente della città sono anche i tanti balconi, in stile con quelli di Noto, sorretti anche qui da innumerevoli sculture, ognuna delle quali racconta una storia particolare. Ci spostiamo nella vicina Caltagirone, che insieme a Santo Stefano di Camastra è la più celebre località siciliana di ceramiche d'autore. Un artigianato antico e di alta classe che dura nell'isola da oltre tre secoli ed è erede di antiche tradizioni arabe, in cui rivivono realistiche e coloratissime figure in terracotta di vita e costumi siciliani. Dirigiamoci ora verso l'interno dell'isola, un interno che non è stato immune da insediamenti di grande importanza storica e anche di incredibile valenza artistica. Entriamo allora nei resti di Morgantina, un'ennesima colonia greca fondata nel VI secolo a.C. La località fu scoperta nel 1955 da una missione americana dell'Università di Princeton e dopo anni di scavi ci presenta bellissime vestigia di prevalente attribuzione greca. Non le mancava proprio nulla. Aveva un'immensa agorà divisa su due piani raccordati da una grandiosa scalinata, un teatro capace di 5.000 spettatori e un ginnasio lungo 90 metri dedicato agli spettacoli sportivi. Molti straordinari reperti rinvenuti a Morgantina sono oggi esposti nel piccolo e importante museo archeologico di Aidone. Si tratta di reperti risalenti ai secoli IX-V a.C., alcuni dei quali, trafugati da tombaroli e giunti illegalmente negli Stati Uniti, sono stati recentemente restituiti all'Italia. Come due acroliti di epoca greca arcaica, raffiguranti forse le dee Demetra e Core. Gioiello del museo è infine una splendida statua di Venere, opera della scuola di Fidia, anch'essa restituita all'Italia nel 2011, dopo un lungo contenzioso, dal Getty Museum di Malibu. Ma è a pochi chilometri da qui che incontriamo una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana dell'epoca imperiale. Siamo a Piazza Armerina, un'altra ridente cittadina circondata da boschi e campagne. Qui, a partire dagli anni 30, è stata riportata alla luce la villa romana del Casale, una spettacolare dimora risalente al III-IV secolo d.C., testimonianza unica dello splendore raggiunto dall'architettura e dall'arte romana del tempo.
dimora lussuosissima, la villa dovette appartenere a un personaggio molto importante dell'epoca e svolse forse funzioni di rappresentanza imperiale nella zona. Il complesso si articola in tre grandi raggruppamenti di sale, peristili, cortili e ambienti termali, in un'unitarietà di progetto e abilità costruttiva che lasciano davvero senza fiato. Quello che l'ha resa celebre nel mondo, tanto da farla inserire insieme ad altre cinque grandi località siciliane fra i siti protetti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, sono gli splendidi mosaici ornamentali e figurati che la redano dovunque, con un'estensione di ben 3.500 metri quadrati. Grandiose scene di caccia, descrizione accuratissima di ogni specie di animale, scene mitologiche, persino la proprietaria con i figli che accoglie gli ospiti all'ingresso delle terme. Fino alla scena più preziosa e celebre. 10 fanciulle che praticano sport, vestite di costumi succinti, precursori millenari dei nostri bikini. Immergiamoci ora nel cuore dell'isola, a Enna, una città antica e solare dominata da un altro splendido duomo, risalente al XIV secolo. Anche essa una lunga storia, anche grazie alla sua straordinaria posizione, posta a ben 930 metri di altezza, cosa che ne fa addirittura il capoluogo di provincia più alto d'Italia. Una posizione che fa chiaramente capire perché il celebre Federico II volle qui erigere uno dei più monumentali castelli della Sicilia, quello detto di Lombardia, e perché alla città è stato dato il nome di Belvedere di Sicilia. Ritorniamo verso il mare in uno degli angoli più inconsueti dell'isola, la celebre Scala dei Turchi, un'incredibile parete bianca di falesia che sembra scolpita dalla natura come un artista fuori del tempo. Poco lontano da qui, torniamo a parlare della grande storia della Sicilia. Siamo ad Agrigento, dove voliamo su una delle aree archeologiche più famose del mondo, la Valle dei Templi. Il tempio più a est è quello di Giuno nella Scinia. Era destinato alla celebrazione dei matrimoni e la sua costruzione risale alla metà del V secolo a.C. Il tempio più celebre e meglio conservato è quello della Concordia. Fu iniziato nel 440 a.C. e per la solenne eleganza e simmetria delle proporzioni è sicuramente una delle opere più grandiose dell'architettura greca. Deve il suo nome a un'iscrizione di età romana dedicata alla concordia degli abitanti. Il suo eccezionale stato di conservazione si deve alla trasformazione, durata fino alla metà del Settecento, in chiesa cristiana. Il Tempio di Ercole, in perfetto stile dorico, era il più antico della città e risale alla fine del VI secolo. Ed infine i resti del tempio più celebre, quello dei Dioscuri, che pur presentandoci oggi quattro sole colonne per di più ricostruite nei primi decenni del secolo scorso, è divenuto da tempo uno dei simboli stessi di Agrigento e della Sicilia. Proprio ad Agrigento si svolge, agli inizi di febbraio, una delle più popolari feste siciliane, la Sagra del Mandorlo in Fiore,
una festa dove gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo riempiono di allegria gli antichi e austeri templi. Riprendiamo a vagare nella grande storia, restando nel sud della Sicilia, dove entriamo a Selinunte, la mitica città dei templi. La città era l'estrema colonia greca verso occidente e per sopravvivere in pace dovette allearsi con i cartaginesi, i naturali nemici che dominavano la parte occidentale della Sicilia, cosa che le permise di espandersi e arricchirsi di templi così numerosi che ancora oggi gli archeologi, per archiviarli, sono ricorsi alle lettere dell'alfabeto, giungendo sino alla O. Gli ex nemici però non esitarono a tradire l'alleanza, unendosi a un'altra rivale della città, Segesta, e dopo un lungo assedio rasero letteralmente al suolo Selinunte. La meravigliosa città dei templi non esisteva più. La vendetta greca non tarderà però ad arrivare, e anche per l'infida Segesta arrivò la fine nel 306 a.C. per opera di Agatocle di Siracusa. Nell'antica città ci restano oggi un magnifico tempio, uno dei meglio conservati dell'isola, edificato in stile dorico intorno al V secolo, e l'immagine abbagliante di un meraviglioso teatro scavato nella montagna, con una cavea di oltre 60 metri e affacciato su un panorama immenso. Sicuramente una delle più belle visuali di tutta la Sicilia. Proseguiamo il nostro viaggio raggiungendo Marsala, una cittadina celebre per un suo rinomato vino liquoroso e per essere stata il luogo del mitico sbarco dei Mille di Garibaldi nel 1860, i cui nomi sono ricordati in un inconsueto museo all'aperto. La città conserva preziose chiese, come San Matteo, e la splendida cattedrale. Molto interessante poi è il museo archeologico, che oltre a infiniti reperti preistorici della zona, espone oggetti della Punica Mozia e della necropoli di Lilibeo. Gioiello del museo è la ricostruzione di una nave punica del III secolo a.C., recuperata nel mare della città nel 1979 e che è l'unico esempio al mondo di Liburna, un'agile imbarcazione da guerra. Riprendiamo il nostro viaggio verso Trapani, continuando a scoprire altri sorprendenti angoli storici e naturalistici. Il paesaggio che ci appare è semplice, ma incredibilmente suggestivo. Siamo sulle antiche saline, dove i riti e le tecnologie del passato sono conservati con maniacale consuetudine. Persino qualche antico mulino a vento funziona ancora, simbolo elegante e potente di un'epoca lontana. Anche queste sono immagini di vita, conquistata questa volta strappando al mare il suo tesoro più comune e umile, il sale. Un elemento semplice, ma un elemento di sopravvivenza, tanto da essere ricordato persino in un suggestivo e particolarissimo museo, anch'esso allestito in un antico ed elegante mulino. Proprio accanto al museo ci imbarchiamo per dirigerci verso la nostra prossima meta, l'isola di Mozia. Attraversiamo piccoli monti di sale bianco e dopo una breve navigazione sbarchiamo sulla piccola isola, una delle fondazioni fenicie più antiche della Sicilia, risalente alla fine dell'VIII secolo a.C. Erano grandi navigatori i fenici e la particolare posizione dell'isola ne fece un importante porto, il Coton, diventato presto una delle basi commerciali cartaginesi più importanti del Mediterraneo.
fu il solito Dionisio di Siracusa a sconfiggerli nel 397 a.C. Gli abitanti abbandonarono l'isola e fondarono l'Ilibeo, l'odierna Marsala. Fu ai primi del Novecento che un industriale vinicolo inglese, Giuseppe Whittaker, l'inventore del vino Marsala, acquistò l'isola e ne iniziò l'esplorazione del suolo. La tradizione vuole che i mitici Tophet, piccole urne sepolcrali, dimostrino l'esistenza di antichi, macabri riti sacrificali di bambini. In realtà questa teoria si sta rivalutando, anche perché i resti ritrovati sull'isola dimostrano viceversa una ricca vita culturale, testimoniata da un'eccellente scultura esposta nel piccolo museo dell'isola, il Giovane di Mozia. Un'elegante figura di un giovane che indossa un costume con un'alta fascia pettorale che contrasta con la sensualità che esprime il corpo. Torniamo a terra la sera, ubriachi di cultura e della bellezza della natura, che ci travolge ancora una volta offrendoci uno dei più incantati tramonti della Sicilia. Un'altra isola ci aspetta, simbolo dello straordinario mare che avvolge la Sicilia. Voliamo allora verso Favignana, che fa parte, con Levanzo e Marettimo, del piccolo arcipelago delle Isole Egadi, poche miglia al largo di Trapani. Un luogo celebre per il suo mare sfolgorante di colori che fa apparire le isole come immerse in un paesaggio tropicale, dove sarà possibile vivere una straordinaria vacanza di natura anche grazie a ottimi tour operator che ci accompagneranno alla scoperta di un luogo davvero unico. Torniamo sulla terraferma e saliamo con una splendida passeggiata panoramica ad Erice, arroccata a 800 metri di quota. Il luogo fu un altro importante centro della popolazione elima e divenne famoso per un tempio dedicato alla dea dell'amore. Nel tempio risiedevano delle fanciulle che lavoravano come vere e proprie prostitute religiose, le quali erano autorizzate ad esercitare questa loro onorevole attività fino ai 20 anni. Malgrado il poco tempo a disposizione, sembra che ricevessero regali così preziosi da poter, una volta raggiunta il pur breve limite d'età, continuare a vivere di rendita per tutta la vita. Divenuta famosa dagli anni 60 per un importante centro di ricerca scientifica, la cittadina conserva interessanti testimonianze storiche legate a varie epoche, come la chiesa matrice, di origini trecentesche, accompagnata da una poderosa torre merlata, che certo serviva anche da avvistamento e difesa. Dell'antico tempio restano pochi resti, inglobati in una fortezza normanna, il castello di Venere, appunto, che insieme a un'altra rocca medievale, il castello Pepoli, domina la sommità del monte.
Saliamo di nuovo sulla costa per scoprire un altro angolo di natura meraviglioso. Siamo a San Vitolo Capo, all'estrema propaggine nord-occidentale dell'isola. Luogo di partenza per meravigliose passeggiate sulla costa, alla scoperta di uno splendido parco siciliano, la Riserva dello Zingaro. Luogo dove calette solate e incontaminate sono accostate a spettacolari angoli naturalistici e dove saremo sempre accompagnati dalla gentilezza e competenza del personale del parco, che ci illustrerà curiosità e notizie rivissute anche in piccoli musei, come questo della civiltà contadina. Mancheranno le sorprese, come la Grotta dell'Uzzo, un'immensa cavità naturale considerata uno dei luoghi preistorici più importanti della Sicilia, nella quale sono stati ritrovati resti umani risalenti a circa 10.000 anni fa. Proseguiamo il nostro viaggio scoprendo all'estremità opposta della riserva un altro bell'angolo di mare, Scopello, luogo conosciuto per una celebre tonnara attiva fino a pochi anni fa e per la bellissima visione dei suoi faraglioni. Più avanti ci affacciamo sul Castellammare del Golfo, una bella cittadina adagiata intorno al suo porto turistico, caratterizzato da un possente antico castello, forse di impianto arabo. E ancora Sferracavallo, altro borgo marinaro frequentatissimo da siciliani e turisti per le sue incredibili offerte gastronomiche di pesce freschissimo a prezzi davvero popolari. Un'altra occasione per gustare un'altra delle grandi caratteristiche della Sicilia, la sua cucina. Una cucina basata su elementi naturali straordinari, celebri piatti di pasta, i mitici arancini, verdure e frutta di ogni tipo. Poi il pesce freschissimo e, per finire, la spettacolare pasticceria, che ha pochi rivali in Italia e nel mondo. E finalmente entriamo a Palermo, la città più importante dell'isola. La storia vuole che la città sia stata fondata intorno all'VIII-VI secolo a.C. dai Fenici, che insieme a Mozia e Solunto ne fecero uno dei capisaldi del loro dominio sull'isola. Successivamente vi passarono i Greci, i Cartaginesi, i Romani e ancora i Bizantini, gli Arabi, i Normanni. Dominazioni che non sono mai riuscite a sovrapporsi al carattere fiero e ribelle della popolazione, che anzi ne ha assorbito i lati migliori fino a mostrarci oggi una città splendida e unitaria, pur in presenza di stili diversissimi. Già le grandi porte della città, Porta Felice e Porta Nuova, dimostrano con la loro imponenza la sua grande storia. Da qui si raggiunge facilmente il centro cittadino, Piazza Villena, più nota come Piazza Quattro Canti. È così detta dalle statue che adornano i quattro angoli della piazza e che rappresentano i sovrani di Spagna, le stagioni e le sante protettrici di Palermo. A due passi la splendida piazza Pretoria, su cui si affacciano il palazzo senatorio e la chiesa barocca di Santa Caterina. Domina la piazza una meravigliosa fontana, opera cinquecentesca dello scultore fiorentino Francesco Camilliani, adornata da innumerevoli statue allegoriche e mitologiche. Una breve passeggiata ci porta poi alla solenne cattedrale, eretta nel 1185 dall'arcivescovo Gualtiero Famiglio, sul luogo di un'antica basilica trasformata in moschea dai musulmani. Dall'imponente fianco destro si stacca un ampio portico che permette l'ingresso nella chiesa attraverso un magnifico portale. Importanti sono alcune cappelle, come quella che contiene l'arca con i resti di Santa Rosalia, la patrona della città, e quella detta delle reliquie,
che conserva i resti di vari santi palermitani, fino alle solenni tombe in porfido dei grandi re che governarono la Sicilia, quella di Costanzo d'Aragona, quella di Ruggero II e infine quella del grande Federico II. Altro monumento simbolo della città è il Palazzo dei Normanni, sorto su antiche sedi in piena età araba, intorno al IX secolo. Molto interessante la visita all'interno, arricchita dalle opere di svariati artisti. Ecco la sala dei viceré. La Torre dei Venti. Le stanze di Re Ruggero, dai soffitti meravigliosamente decorati in stile arabo. È la Cappella Palatina che si annovera fra le più rappresentative espressioni dell'arte normanna. Voluta da Ruggero II nel 1132, la cappella è importante per la decorazione a mosaici di tradizione bizantina che riveste le sue pareti. Illustrano le storie della vita di Cristo, quelle dell'Antico Testamento e di San Pietro e Paolo. Fino all'immagine del Cristo Pantocratore che, solenne e maestosa, domina tutto l'ambiente. Un altro bel esempio di palazzo normanno è poi quello della Zisa, che deriva il suo nome dal termine arabo aziz, cioè splendido. La costruzione fu iniziata da Guglielmo I nella metà del 1100 e faceva parte di un immenso parco ricco di importanti monumenti. Interessante la visita all'interno, utilizzato spesso per allestimento di importanti mostre. Una passeggiata che vale l'intero viaggio e poi quello alle mitiche chiese della città. Questa è San Cataldo, caratterizzata da tre cupolette rosse e da un severo e sobrio interno. Proprio accanto a questa, il gioiello normanno più prezioso della città, Santa Maria dell'Ammiraglio, più nota come la Martorana, eretta nel 1143 da Giorgio d'Antiochia, ammiraglio di Ruggero II. Lo splendore della chiesa esplode all'interno, che splende di meravigliosi mosaici nel più puro stile bizantino e che costituiscono, insieme a quelli della Cappella Palatina, il più antico ciclo musivo della Sicilia. Fu sempre Re Ruggero a far costruire da maestranze arabe nel 1136 l'esempio forse più rappresentativo della Palermo normanna, San Giovanni degli Eremiti, così chiamata perché sorge sul sito di un monastero dedicato nel 581 a Sant'Ermete, nome poi corretto in Eremiti. La chiesa fu affidata da San Gregorio Magno all'ordine dei Benedettini ed è accostata a un bellissimo chiostro adornato di profumate piante esotiche.
importante è anche la chiesa della Magione, fondata nel 1191 da Matteo d'Aiello per i monaci cistercensi. Mentre la chiesa normanna più antica di Palermo è forse San Giovanni dei Lebbrosi, fondata sempre dal re Ruggero II dopo il 1072. E terminiamo con l'opulenta facciata barocca di San Domenico, nella piazza omonima, che costituisce una sorta di pantheon delle glorie di Palermo, perché custodisce tombe e cenotafi di insigni siciliani. Tutta roba fresca, sempre roba fresca. Dalla piazza si potrà entrare nel più pittoresco mercato cittadino, la Vucciria, simbolo del folklore e della vitalità della città. In una terra di grandi tradizioni come la Sicilia, non può mancare nel nostro viaggio una visita al Museo delle Marionette, intitolato a Antonio Pasqualino. Un'occasione per scoprire la magia di questi veri oggetti d'arte con cui gli antichi e moderni cantori celebrano ancora gli amori e le lontane gesta dei mitici paladini e delle loro lotte per scacciare gli arabi della Sicilia. Lo trombetta! È giusto che siete cuciti e dunque vi battete per amore e non per la difesa della santa fede. Non lo dici mai, cugino. Io voglio l'angelica tutti i costi. Anch'io. Angelica è mia. No, è mia! E concludiamo la nostra visita a questa splendida città salendo su Monte Pellegrino per visitare il santuario dedicato alla santa più amata, Rosalia, una ragazza palermitana del XII secolo che preferì scegliere una vita di eremitaggio e preghiera piuttosto che vivere nel lusso della sua famiglia nobile. Nel 1625 la tradizione popolare volle che essa salvasse Palermo da una terribile pestilenza e da allora il suo nome è venerato in maniera profondissima da tutti i palermitani, che le dedicano a settembre la più spettacolare festa dell'isola. Il nostro viaggio alla scoperta della Sicilia si sta concludendo. Non possiamo però lasciare l'isola senza visitare alcuni luoghi nei dintorni di Palermo, che continueranno a mostrarci le meraviglie di questa terra. Voliamo allora su Mondello, la spiaggia più amata dai palermitani. E non manchiamo di fare un salto nella più celebre villa di Bagheria, antico luogo di villeggiatura dei nobili palermitani, Villa Palagonia, divenuta celebre per le sue numerose e inconsuete statue grottesche di nani, mostri, mendicanti che adornano il suo giardino. Una bella visita in un ennesimo sito archeologico si potrà poi fare a Solunto, una città di epoca ellenistico-romana tornata alla luce all'inizio dell'Ottocento. Il sito, posto sulle propaggini di un colle, permette, a parte il grande interesse storico delle rovine, di effettuare una bellissima e spettacolare passeggiata sulla parte orientale del Golfo di Palermo.
Un'altra visita da non perdere è quella a Cefalù, un antico borgo marinaro situato in una posizione spettacolare su un mare azzurrissimo. È divenuto da tempo luogo ricercatissimo di vacanza per il suo borgo caratteristico e le splendide spiagge. Ma la fama del luogo non sarebbe stata così vasta se nel 1131 il conte Ruggero II, dopo essere miracolosamente scampato a una tempesta, non avesse deciso di sciogliere un voto, erigendo proprio qui una grande cattedrale. Un tempio di grandezza e splendore davvero abbaglianti, costruito in maniera audace a sovrastare completamente il piccolo abitato sottostante, in una visione d'insieme fra le più affascinanti di tutta la Sicilia. Ma un altro tempio era destinato a superare la fama pur eccelsa del Duomo di Cefalù. Spostiamoci allora a Monreale, una gradevole cittadina a due passi da Palermo, letteralmente dominata dalla mole del mastodontico Duomo, una delle chiese più splendide della cristianità, fondata da Guglielmo II nel 1174. È davvero sfolgorante la visione di questo meraviglioso esempio di arte medievale, in cui si fondono mirabilmente elementi bizantini, arabi e normanni. La Porta Regum al suo interno è una mirabile opera del 1186 firmata da Bonanno Pisano, il celebre architetto che aveva iniziato 12 anni prima la costruzione della Torre di Pisa. Ma dove la cattedrale esplode letteralmente di bellezza è al suo interno, completamente decorato col più completo ciclo di mosaici bizantini che ci siano pervenuti. Essi ricoprono ogni angolo delle pareti, con un'estensione di quasi 6.500 metri quadrati, e raccontano le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento in una visione di sfolgorante e finissima bellezza. Su tutto domina la possente figura del Cristo Pantocratore, cioè onnipotente. Famosissimo e degno della cattedrale è il chiostro dell'annesso convento benedettino. Perfettamente quadrato, misura 47 metri di lato e rappresenta un vero miracolo dell'architettura romanica in Sicilia. Comprende infatti ben 228 colonnine abbinate, tutte diverse una dall'altra, incrostate d'oro e decorate a mosaico e pietre preziose finemente lavorate a basso rilievo. Il nostro viaggio alla scoperta della Sicilia termina qui, una terra che dall'alto della sua trimillenaria storia continua a mostrarsi con orgoglio e sfrontatezza, offrendosi generosamente a chi sappia conquistarla con amore, non con la forza. Una terra dove si potrà riposare il cuore e la mente in un clima dolce e inebriante e rivivere l'arte, la storia e la cultura delle tante civiltà che l'hanno attraversata, alle quali tutto il mondo occidentale deve certamente qualcosa.